Skoda Superb si rinnova e migliora lo stile con questo cofano a cappella, mirabilmente realizzato. Guardate qui infatti la costanza dei giochi. Ed inoltre abbandona il portellone complicato che realizzava la doppia funzione apertura di tutto il portellone oppure apertura del solo cofano e utilizza questo elettrico semplificato molto filante, per cui vantaggio per l'aerodinamica. Guardate qui infatti il raccordo fra il tetto e il lunotto, ma non solo. Insieme al famoso pianale MQB realizza anche una notevole riduzione di peso. Si parla di 75 kg. Lunga 4861 mm e larga 1864, questa nuova Superb 4x4 ha una distanza minima da terra di ben 148 mm. Quindi, oltre a presentare una dimensione percepita da vera e seriosa auto, aggiunge anche una guida meno apprensiva sui terreni accidentati. D'altra parte, il suo mercato di riferimento è quello cinese. La Skoda Superb ha sempre impressionato per la sua abitabilità. Al posteriore non ha veramente concorrenti nel suo segmento, il segmento D. Posso addirittura accavallare le gambe, comodamente. Non solo tanto spazio per le gambe, senza ridurre il cuscino, ma anche decisamente larga, perché dietro è più larga che davanti, 1520 mm. E il bagagliaio? Ah, è il maggiore, andiamola a vedere. Il più grande della categoria, sia a schienale alzato, sia a schienali abbassati. Nessuna come lei. La spiegazione della grande abitabilità è legata al passo ben 2841 mm, unito all'ingombro ridotto della meccanica. La meccanica è tutta qua. Osservate il rapporto tra muso e coda e lo percepite subito. Il passo è quasi tutto destinato all'abitacolo. Vi ricordate il discorso sugli pneumatici? Ecco un bel esempio di pneumatico prestazionale. La larghezza infatti 2,35, decisa, la vedete al primo numero, 235 mm. Fianco ribassato infatti 45, vuol dire che è alto il 45% di 235, fa 105,75 mm. E il diametro del cerchio è un bel diametro perché sono 18 pollici, buono per ospitare dei dischi freno capaci. Il diametro totale 668 mm estetico, niente male anche per l'estetica. E infatti nel panorama generale della vettura le ruote fanno una gran bella figura. E il comfort? Nessun timore per il barra 45 perché c'è la regolazione elettronica degli ammortizzatori che permette di sfrenarli quando le condizioni della strada lo richiedano. Molto buona la presenza motore in abitacolo di questo 2000 turbo diesel. È il motore giusto per una vettura dedicata, destinata ai lunghi viaggi in autostrada. La trazione 4x4 ha un ripartitore di coppia con visco frizione a lamelle Aldex di quinta generazione montato immediatamente prima del differenziale posteriore. È un tipo di trazione con ripartizione immediata, con tempi di risposta immediati perché la centralina di controllo dialoga con tutti i sensori della vettura che rilevano le condizioni della strada e sentono le intenzioni del pilota come angolo volante, posizione acceleratore, per cui cambiano la ripartizione di coppia in anticipo alle esigenze. La Superb, come vi dicevo, è una vettura direi ideale per i lunghi viaggi in autostrada. Quindi ovvio che una delle caratteristiche della tenuta di strada più curate sia stata la centratura, ovvero la capacità della vettura di mantenere
una traiettoria assolutamente rettilinea, anche per esempio superando i camion e andando incontro alla perturbazione aerodinamica creata dalla massa del veicolo. In ogni caso l'architettura evoluta delle sospensioni, perché qui abbiamo davanti un MacPherson di ultima generazione e dietro un 3 link e mezzo, unita ad uno dei migliori sterzi elettrici. Qui il motorino è montato direttamente sulla cremagliera e agisce su di essa minimizzando quindi le inerzie e i tempi di risposta, e tutto questo complesso rende piacevole la guida anche in un percorso misto non poi così banale come questo della Serravalle. Piacevole l'inserimento in curva, molto piacevole e sicuro la percorrenza della curva, guardate qui, e piacevole anche l'uscita senza variazioni inaspettate del carico volante, che rimane pieno, progressivo, lineare. Merito anche della possibilità di regolare elettronicamente le tarature dell'autotelaio attraverso il tasto MOD, che prevede 5 posizioni, una dedicata alla riduzione dei consumi, comfort, normal, sport e addirittura individual, dove potete regolare in maniera indipendente la taratura degli ammortizzatori, la regolazione del carico volante, la ripartizione della trazione, i parametri del cruise control adattativo, i fari direzionali adattativi e addirittura il clima. Questa versione prende il nome dai fondatori della Skoda, il meccanico Vaclav Laurin e il libraio Vaclav Clement, e ha tutti gli optional, così da evitare spiacevoli sorprese al conto finale. Ha proprio tutto, dal display 8 pollici con il massimo della interconnettività a tutti i più innovativi sistemi di sicurezza sulla guida. Il front assist con funzione di frenata di emergenza, la segnalazione sugli angoli bui della vettura, la segnalazione sulle pericoli di tamponamento, la regolazione adattativa della velocità, con mantenimento della distanza selezionabile dal veicolo che precede e funzione di stop and go, i fari intelligenti con la commutazione automatica da abbagliante a abbagliante e, ultima novità, la regolazione automatica del fascio luminoso degli abbaglianti. E quindi una vettura molto consistente, una seria vettura con delle caratteristiche distintive e, non trascuriamolo, con un ottimo sistema 4x4.